Io vi ringrazio tutti, ringrazio Bocconi, ringrazio il Centro Green, ringrazio l'Osservatorio sulla Green Economy, ringrazio tutti coloro che parleranno dopo di me e tutti voi per essere qui oggi e per trattare un tema che a me è particolarmente caro, che vedete rappresentato in questo libro, che ci tengo a dire, ho scritto 2 anni e mezzo fa, quindi non è un libro nuovissimo, ma come spesso accade alcuni libri restano comunque vigenti, abbastanza attuali anche dopo qualche tempo. E che è stato tradotto da pochi mesi in italiano da Edizione Ambiente, che ringrazio. Voglio cercare di essere il più succinto possibile, quindi non farò giustizia alle cose che ci sarebbe da affrontare quando si parla di un nuovo modello economico, però voglio darvi degli spunti di riflessione, sapendo anche di parlare di una platea di studenti. Io sono molto convinto che ci troviamo in una fase che non è molto dissimile da quella che hanno vissuto in Europa alla fine del Settecento, in particolar modo quando il pensatore fondatore dell'economia classica, Adam Smith, scrisse il libro La ricchezza delle nazioni. Io ho scritto parte di questo libro, tra l'altro, all'Università di Glasgow, dove per alcuni minuti sono stato nella stessa stanza in cui Adam Smith scriveva La ricchezza delle nazioni. Cosa ha fatto Adam Smith in quegli anni, per dirla in maniera molto semplificata? Si guardava intorno e vedeva una società in cui l'idea di valore, a cui è legata l'idea di potere politico, l'idea di importanza sociale, era fondamentalmente dissimile da ciò che stava accadendo nella società. Era una società dominata da strutture di latifondo, strutture di proprietà terriera, strutture nobiliari e di potere aristocratico, quando lui si rendeva conto che in virtù soprattutto dell'imminente rivoluzione industriale la vera creazione di valore, quindi la ricchezza delle nazioni, non era più rappresentata da quel modello lì, ma era sempre più rappresentata da coloro che avevano il capitale e coloro che avevano la forza lavoro. E quindi Adam Smith, 1776, spiega un libro in cui dice: signori, in soldoni, signori, l'idea di ricchezza delle nazioni che ci è stata data per secoli non è più vera. Cioè, chi produce valore non sono quei signori con le parrucche che prendono le decisioni politiche, che hanno tanta importanza e tanto potere, ma siete voi che in buona parte non avete alcun tipo di potere. E non è un caso che nel giro di pochi anni, rivoluzione industriale, nuova teoria del valore, danno anche spazio ad una serie di rivoluzioni di carattere politico che portano ovviamente la borghesia e poi di lì a qualche anno il proletariato a chiedere per sé un potere anche di carattere politico. Questo è un sistema già che suscitava già perplessità negli anni 30 quando è stato costituito il sistema di contabilità nazionale, ma suscita sicuramente tantissime perplessità, rischia di essere completamente anacronistico, obsoleto ed anti-innovativo quando viene applicato nel XXI secolo. E perché parlo di un modello a sandwich? Perché noi oggi abbiamo, di fatto, la comunità internazionale, la parte alta del panino, che ci dice: dobbiamo investire nelle energie rinnovabili, dobbiamo lottare contro i cambiamenti climatici, dobbiamo ottenere entro il 2030 un'inversione totale della direzione dello sviluppo delle nostre economie. Quindi ci dice: a livello macro stiamo andando nella direzione sbagliata. Il proprio Antonio Guterres, ogni volta che lo intervista da una top, è sempre più anziano e disperato per dire: ogni anno che passa andiamo sempre peggio. A livello della parte bassa del panino abbiamo aziende nuove che innovano, creano energia con sistemi molto più efficienti. Abbiamo una richiesta anche da parte della società civile diffusa di cambiamento. Abbiamo degli stili di vita che cominciano a cambiare, un modello di consumo che comincia a cambiare, poi vi dirò anche perché. Ma al centro di questo panino abbiamo ancora degli occhiali, che sono gli occhiali di un sistema di misurazione che influenza le scelte politiche, che è tarato sull'economia del passato e quindi non riesce a valorizzare fino in fondo tutte queste innovazioni che stanno accadendo nella società. E questo sistema è il nostro sistema di contabilità nazionale, che voi direte: vabbè, ma chi se ne frega, il sistema di contabilità nazionale sta lì, c'è la lista, te dà. In realtà la contabilità nazionale, la statistica economica, non vengono sviluppate per stare nelle aule universitarie, vengono sviluppate per influenzare le scelte politiche. E quindi una statistica che è o incapace di descrivere un fenomeno, o anacronistica o obsoleta, diventa un tappo all'innovazione e al progresso, perché influenza le scelte che prendevo io fino a qualche giorno fa, le scelte che prendeva il
dottor Passera, quando era ministro dello sviluppo economico, magari lui non lo faceva, ma insomma è sicuramente il contesto in cui si trovava, e a cascata le scelte di politica economica del nostro paese, dell'Unione Europea e avanti così. Ora, perché il PIL, io parlo di PIL, ma c'è un sistema di contabilità nazionale intorno a questo indicatore, però per semplificazione, perché il PIL già negli anni 30, chi ha fatto i primi studi sulla contabilità nazionale diceva che era una cosa pericolosa sotto un certo punto di vista, perché poteva andare bene come analisi dei consumi e dei processi produttivi, ma nessuno aveva mai detto che l'analisi dei consumi e dei processi produttivi fosse anche un'analisi della performance economica di un paese, o tantomeno del benessere di un paese. Ovviamente di esempi ce ne sono molti, prima il professor Croci faceva riferimento a una classica frase del testo di macroeconomia su cui abbiamo studiato un po' tutti, quella del Samuelson, in cui diceva: il PIL cala quando il vedovo si sposa con la propria signora di servizio. Perché fino a prima la pagava, ora non la paga più, e a quel punto, non pagandola più, non essendoci una transazione, io per una questione anche di correttezza, da questo punto di vista direi che cala anche quando una vedova si sposa il giardiniere, insomma, non è più tanto quello. Però ovviamente cosa c'è? La performance di quel servizio non è cambiato, perché comunque uno che fa il giardiniere continuerà a farlo anche da marito, ma siccome non c'è più un passaggio formale fittizio di denaro, il PIL non riconosce quel servizio come mai esistito, ma in realtà esiste. Ora voi direte: vabbè, ma è una cosa di nicchia. In realtà la nostra economia sta sempre di più cambiando, e queste transazioni cosiddette ispirate dalla gratuità diventano sempre più fondamentali nella nostra economia moderna. Comunque partiamo da quello che si è appena detto: le esternalità positive e le esternalità negative. Siccome il PIL semplicemente misura quanto consumiamo formalmente nel mercato e quanto produciamo, ci dice che una società in cui si produce e si consuma di più è una società, per astrazione, migliore, più evoluta, più avanzata, più sviluppata. Ed è vero che questo noi non dovremmo dirlo, ma di fatto lo diciamo costantemente. Quando noi pensiamo al concetto di superpotenza, no? Di economia avanzata, questo noi diciamo. Diciamo che gli americani sono più sviluppati degli altri. Ma è davvero così? Io, per esempio, ho fatto parte della mia ricerca in un paese che si chiama Costa Rica, dove la gente vive di più, in media l'aspettativa di vita è molto più alta dell'aspettativa di vita media degli americani, eppure spende un trentesimo per la spesa sanitaria, perché ha un sistema molto efficiente, perché punta sulla prevenzione e non solo sul trattamento, perché avendo un sistema di salute efficiente costa di meno, ma la gente ha servizi efficientissimi e campa bene. Gli americani hanno notoriamente il sistema sanitario più costoso del mondo, ma è altamente inefficiente ed è costoso anche per questo, ma dal punto di vista del PIL gli americani sono più sviluppati dei costaricensi. I costaricensi hanno abolito nel 1948 l'esercito, perché non hanno bisogno dell'esercito, fanno altre cose. Gli americani spendono più di ogni altro paese per la spesa militare, e ovviamente secondo l'ottica del PIL, siccome più spendi, più produci, più avanzato sei, tu sei un'economia avanzata. Il Costa Rica, che non ha mai subito una guerra e non sembra nelle condizioni di subirne una nel futuro, né prossimo né venturo, non ha questo tipo di problema. Ma nell'ottica di una misurazione che ti dice che solo quanto spendi e quanto consumi è indicazione del tuo livello di sviluppo, ovviamente noi non possiamo fare altro, come fa l'OCSE, che considerare il Costa Rica un paese, se gli dice bene, a reddito medio, middle income country, mentre considera gli Stati Uniti d'America ovviamente uno dei paesi, se non il paese più ricco del mondo. E lo stesso potremmo dire di tantissime cose. Ora, quindi c'è un problema di carattere, se volete, sociale, c'è un problema di carattere ambientale che diventa sempre più importante. E ovviamente tutti sappiamo che se si spende tanto per intervenire, io mi ricordo una puntata di Porta a Porta dove Bruno Vespa intervistava, la cito nel precedente libro, dove intervistava Graziano Del Rio, a suo tempo ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in cui si parlava del terremoto in Friuli come una grande botta per l'economia. Ed è vero, cioè è vero fondamentalmente che se tu distruggi una regione la devi costruire, è ovvio che tra assicurazioni che pagano, tra Stato che interviene e deve ricostruire quello che già aveva e così via, è vero che l'economia cresce secondo l'ottica del PIL, ma è anche questo un'indicazione di una performance economica migliore? Non a caso l'ex chief economist della Banca Mondiale e
capo dei consiglieri economici del presidente Obama, Larry Summers, disse dopo l'incidente in Giappone di Fukushima che sarebbe stata una grande opportunità per la ripresa dell'economia giapponese, che secondo l'ottica del PIL è un'economia in stagnazione da 20 anni, perché da 20 anni più o meno questa economia non riesce a crescere, però i giapponesi, fino a prova contraria, hanno la più alta aspettativa di vita del mondo. Ovviamente, se noi consideriamo tutto questo, ogni volta che utilizziamo un capitale naturale e lo bruciamo per generare un reddito, è come se il nostro termometro ci dicesse: stai facendo la cosa giusta. Cioè, ogni volta che noi prendiamo una risorsa non rinnovabile e la trasformiamo in servizi e beni, nessuno ci dice quanto di quel capitale che non arriverà più, non tornerà più, è stato disperso. Quindi una delle prime cose che servono assolutamente per fare in modo che quella parte superiore del sandwich, quindi gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, lotta ai cambiamenti climatici, si possano davvero raggiungere con una politica economica, è considerare la ricchezza che noi già abbiamo, naturale e sociale, e che si perde nel processo di produzione, come un reddito che scompare. Perché se io non do alcun valore all'ambiente o alla risorsa naturale che utilizzo, gli do solo valore quando la commercializzo, ma è ovvio che sto creando reddito. Faccio finta che non ci fosse niente prima, non dando valore alla ricchezza ancora non utilizzata. Qualunque tipo di utilizzo è un utilizzo migliore del non farlo, ma quella ricchezza produce, diceva prima il professor Croci. Se noi non avessimo i servizi ecosistemici, una cosa che ormai chiunque si occupi di economia ecologica conosce molto bene, il fondamento, cioè che la natura ci regala i soldi dalla mattina alla sera attraverso una serie di servizi, dall'impollinazione alla pioggia ai servizi. Mi dicevano che a Milano non c'è vento e quindi d'estate vi morite di caldo. A Roma abbiamo madre natura che ci fa soffiare il bonettino e quel problema non ce l'abbiamo. Se lo dovessimo creare, dovremmo investire miliardi e miliardi di euro per creare un vento artificiale. Poi dite, Fioramonti sta andando su una digressione da cui non uscirà più. In realtà Alan Greenspan, quando era il presidente della Federal Reserve, disse esattamente lo stesso in un evento pubblico a Brookings, a New York. Disse, è un problema del nostro sistema di contabilità nazionale quando in Texas, dove fa caldo, ogni volta che si accende un condizionatore d'aria mi produce reddito, in Vermont, dove il fresco arriva naturalmente, per noi quello è un problema, perché in Vermont non hanno la possibilità di produrre un reddito pari a quello del Texas. Ma è ragionevole pensare che se quel servizio te lo offre madre natura gratuitamente sia un problema per la tua economia? Ovviamente no, perché abbiamo bisogno di un modello economico che integri, da cui il riferimento al piano nazionale integrato economia, energia e clima. Abbiamo bisogno di integrare una nuova visione economica, cioè quello che noi produciamo, quello che è il capitale naturale e il capitale sociale, insieme fanno parte di un unico sistema. Ogni volta che tu produci a scapito dell'ambiente, devi sottrarre il valore di quello che distruggi a quanto produci. E se quello che tu distruggi vale di più di quello che tu produci, non lo devi fare. E noi abbiamo fatto una serie di analisi che io discuto nel libro, per cui è ormai dimostrato, non me ne vogliono i colleghi che lavorano nell'ambito delle energie fossili, che nelle energie fossili, come la metti, l'energia che tu produci, se decurtata, il profitto generato dall'energia che tu produci, se decurtato del danno ambientale e sociale che tu hai scatenato, non è mai profitto. Cioè i danni sono maggiori rispetto a tutti i profitti generati dalle grandi aziende nell'ambito dell'energia fossile. È solo perché noi decidiamo di non considerare quei danni come dei costi che qualcuno deve pagare, poi li paghiamo tutti con gli effetti che vediamo sotto i nostri occhi questi giorni, a quel punto possiamo dire che queste aziende sono degli asset strategici, un tema che tornerà spesso, perché generano ovviamente dei profitti, ma non considerando i costi, i profitti sembrano particolarmente significativi. E allora lì c'è una visione diversa. Se tu cominci a fare tutto questo, ti cambia la prospettiva di chi davvero genera valore nell'economia, come diceva Adam Smith, e chi non lo genera più. E allora quando tu vai a vedere, se ci togli i sussidi ambientalmente dannosi alle energie fossili, ci inserisci il costo delle esternalità negative e alle energie rinnovabili ci metti il valore delle esternalità positive che non misuriamo, che sono quelli effetti positivi, e ci metti tutto il resto, le energie rinnovabili sono di gran lunga molto più efficienti, molto più
in grado di generare profitto di qualunque altro tipo di energia. Ma non facendo questo, noi abbiamo costantemente il nostro sistema di parametri orientato nella direzione opposta. E chiudo con una cosa. Il mio studio non si limita a, ovviamente, parlare di problemi ambientali e sociali. Entra anche in un altro settore, che secondo me è molto attuale, del perché il PIL e questo sistema di ragionamento sull'economia è sempre meno adeguato ai tempi. Dicevo prima, noi oggi consumiamo in una maniera molto diversa rispetto agli anni 30 e agli anni 40. Negli anni 30 e negli anni 40 si immaginava che più spendi, meglio stai. Oggi il nostro modello di consumo e di produzione sta cambiando tantissimo. Vi faccio un esempio, che ovviamente è contestabile nei dettagli ma non nel contesto generale. 30 anni fa, noi probabilmente per comunicare ci saremmo recati presso una cabina telefonica e avremmo pagato centinaia di lire, migliaia di lire per poter fare una telefonata di scarsa qualità. Oggi un sistema di innovazione tale ci permette di fare una videoconferenza con il professor Giovannini, magari vederlo in video, fondamentalmente gratuitamente. È ovvio che prima noi spendevamo e quindi per quella unità di consumo, come si dice nel nostro settore, si generava un reddito. Oggi per quell'unità di consumo della videoconferenza con il professor Giovannini noi non generiamo nessun reddito, e se lo generiamo in parte in America e non in Italia, perché chi fornisce quel servizio è negli Stati Uniti d'America. Ma voi davvero credete che l'economia della cabina telefonica fosse migliore dell'economia, non so con voi che sistema utilizzeremo per parlare del professor Giovannini, ma diciamo dell'economia di Zoom o qualunque altro sistema? No, noi stiamo sviluppando un sistema di consumi dove anche la nostra decisione come consumatori va sempre di più verso una condivisione, una gratuità, un altro modello di produzione. Purtroppo il PIL ha problemi con questo. Un altro premio Nobel dell'economia negli anni 90 disse, Robert Solow, disse: la produttività dell'informatica si vede ovunque tranne che nelle statistiche economiche. Non so se vi ricordate questa famosa frase. Cioè lui già negli anni 80 diceva: oh, i computer stanno dappertutto, vediamo gente che fa un sacco di cose e poi vado a vedere i documenti sulla crescita e sono poco o niente. E lui si poneva il problema: ma non è che il nostro modello di crescita e come lo valutiamo non è più in grado di concepire l'aumento del valore, perché il nostro modello di produzione sta cambiando le modalità con cui si genera quel valore? Questo si può dire di tantissime cose. Ogni volta che noi facciamo car sharing, noi consumiamo in una maniera diversa. È ovvio che se il nostro parametro resta quello dell'aumento dei consumi stile 900, rischiamo di mettere un tappo agli amici del cibo, perché magari loro vorrebbero sostenere una nuova economia che emerge, ma dietro hanno l'angoscia di pensare che se fanno una certa cosa non è che rischiamo poi di essere presentati come un paese che si sottosviluppa, quando in realtà sta andando in una direzione che non è soltanto migliore dal punto di vista tecnologico, ma anche più utile dal punto di vista ambientale e sociale. Ecco, questo dissidio è fondamentale. Non è un caso che in Inghilterra abbiano commissionato uno studio sul valore del quello che chiamano the value of free, il valore di ciò che è gratis, di ciò che noi oggi condividiamo gratuitamente. E non è questo un problema per l'economia, io ritengo. E il problema è che l'economia non sia stata ancora in grado di concepire un nuovo modello di consumo e produzione, che diventa sempre di più, sempre diverso. Se io acquisto l'energia, come nel caso di Samuelson con il giardiniere o con la donna di servizio, se acquisto l'energia da un erogatore di servizi, ovviamente sto scambiando del denaro, creo PIL. Se quell'energia la produco io per la mia casa, non produco PIL. Ma è questo andare indietro o è creare un nuovo modello di sviluppo? Ecco, noi rischiamo che le statistiche economiche, se non si adeguano, divengano un'ennesima zavorra alla capacità di innovazione delle nostre economie in un momento così strategico come questo, in cui non abbiamo più tempo per innovare, e se ci si mette pure l'Istat con le sue statistiche e il rischio di essere percepiti come regressivi quando invece stiamo diventando progressivi, rischia davvero di mettere un ulteriore blocco a quella capacità innovativa di un'economia. Con questo chiudo, anche perché ho parlato tanto, e vi ringrazio per l'attenzione.